Quando io ho deciso di candidarmi sindaco di Palermo, mi sono detto, lo faccio prima per la mia esperienza che ho a livello mondiale e secondo perché credo, dal momento in cui tante persone non si sono mosse, io parlo di, non di politici, ma di privati, che non hanno messo la loro faccia come la sto mettendo io, ma io penso comunque che cittadini intelligenti, capaci, se trovano un uomo leader, una persona che dà fiducia, io sono convinto che si associeranno a questo sviluppo della città, a questo benessere, a questa forma di aiuto ad una città degradata e che definisco veramente, credete, in maniera disumana questo degrado. Mi fido dell'intelligenza delle persone affinché si possano dirigere verso un movimento a partito che ha nulla a che fare con i partiti e con nulla a che fare con questi poteri che comunque vengono guardati solo come un potere per la propria persona e probabilmente, mi permetto forse di dire, anche per le proprie esigenze personali. A mio giudizio c'è molta incapacità di chi oggi siede o sedeva nelle poltrone del Comune di Palermo. L'incapacità ti porta alla negligenza, per fortuna non tutti credo, ma quei pochi non potevano superare i tanti. L'apertura sicuramente alla fiera campionaria, un centro congressi all'interno della fiera campionaria, l'apertura di tutti i musei, di tutte le chiese, la vivibilità palermitana con Mondello pedonale, con la Rambla e soprattutto creare la sicurezza ai clienti che qui a Palermo c'è tanta arte e cultura da soddisfare interi milioni di persone. Ma bisogna dare i servizi, anziché avere 7 compartecipate, di cui magari 3 sono attivi e 5 sono passivi e 4 sono passivi, perché non unirle innanzitutto? Perché pagare le tasse per quelle che hanno utili e per le altre chiaramente, e non compensare invece all'interno con gli utili delle altre partecipate in perdita? Allora un solo consorzio, una sola holding, un solo direttore generale, un solo amministratore, un solo consiglio di amministrazione, chiaramente si risparmierebbero una marea di soldi. Io non conosco gli altri candidati, ma per quello che so sono già persone che sono state nelle poltrone del Comune di Palermo, quindi se non hanno fatto niente allora, perché devono fare qualcosa adesso? Casomai l'impresa Palermo divenisse l'ago della bilancia, con quale movimento, con quale coalizione lei farebbe accordi? Con persone che hanno un excursus professionale interessante e che comunque giurano fedeltà come il giuramento di Ippocrate, giurano fedeltà alla città e ai cittadini. Massimo Costa è una persona sicuramente capace, quantomeno giovane sicuro, non credo che abbia l'esperienza per dirigere una grossa entità come il Comune di Palermo, ma è un problema suo, è una mia opinione così en passant, a tutti gli effetti en passant. No, non credo che abbia mai diretto una grande azienda, abbiamo solo in comune lo sport. Collaborazione non è partitistica, ma si parla del bene della città con i progetti, io sicuramente sono pronto. Per Zamparini la porta è sempre aperta comunque. Sicuramente sì, basta che faccia una mossa e io sono a disposizione.